Quando un popolo, Umar ibn al-Khattab, califfo arabo dal 634 al 644, emigrò a Medina con Maometto, su cui ebbe grande influenza come consigliere. Durante il califfato di al-Khattab, gli arabi irruppero nel territorio dell'impero, conquistando la Siria 635-636, la Palestina 636-638, la Mesopotamia bizantina 639-640, in Armenia espugnarono la fortezza di Divn 640, con la battaglia di Kadisiyah 636 avevano posto fine al dominio persiano nell'Iraq, e dopo la vittoria di Nehavend 642 cominciarono ad occupare le città della Persia. Vinsero i bizantini a Eliopoli 640 ed entrarono ad Alessandria 642. La tradizione raffigura Omar ibn al-Khattab, che fu ucciso da uno schiavo, come un califfo più temuto che amato. Fu sepolto accanto a Maometto. Commento: quando un popolo è ancora inevoluto, si crea la religione e decide che la sua è l'unica divina, tanto da massacrare gli altri popoli. Ricordiamo le crociate.